Benedetto Bonfatti per Sprint Sport, siamo con Davide Manuguerra, tecnico dell'Accademia Pertusa. Ne parlavamo l'altro giorno al telefono, quanto era importante partire con una vittoria dopo lo stop per cominciare il giro di ritorno? Sì, importantissimo, poi specialmente perché abbiamo incontrato una nostra diretta concorrente per rimanere nella categoria, quindi per noi era fondamentale questa partita. E sono contento più che altro perché dalla prima partita, che era la prima partita dei regionali, a oggi abbiamo fatto un grande salto di qualità. E vi ricordo che la prima l'avevamo persa anche pesantemente e oggi abbiamo riscattato quella sconfitta, e sono contento soprattutto perché i ragazzi hanno incominciato a lavorare in una certa maniera e quindi sono contentissimo di questa vittoria. Ecco, fotografia alla prima giornata, fotografia alla prima giornata di ritorno. Mi dicevi, non sapevamo ancora chi fossimo. Sì, non avevamo un'identità. Oggi questa identità però invece si è vista. Sì, oggi abbiamo un'identità e dobbiamo migliorare ancora, soprattutto in alcune situazioni, però abbiamo un'identità. Noi quando abbiamo iniziato, i regionali per noi era un'altra categoria, quindi sapevamo che entravamo in un mondo a noi sconosciuto, quindi siamo contentissimi. Adesso abbiamo un'identità e sappiamo come comportarci. Comportarci anche nel proseguo del campionato, insomma, dai. Ecco, davanti hai un arsenale importante, sì. Torraco, se non sbaglio, ha fatto anche un giro con la divisa del Toro in qualche provino, Lampitelli. Insomma, quanto è importante avere queste frecce che puoi giocarti dal primo minuto, partita in corso, che possono spaccare la partita? Sì, sono importantissimi loro. Torraco, soprattutto, lui subisce un po' la pressione da fuori, perché tutti si aspettano tantissimo da lui per le sue capacità, le sue doti di velocità, e quindi alcune volte lo faccio entrare proprio nel secondo tempo per spaccare la partita. E invece Lampitelli è un gioiellino, veramente tecnica, qualità, fa tutto, è veramente un bravissimo ragazzo a prescindere dalle qualità che ha anche come comportamento. E mi aspetto anche che anche lui forse il prossimo anno possa fare qualche salto di categoria, proprio evidente che è una forza della natura. Quando è in forma è difficile tenerlo. Ha fatto un gol bellissimo, cioè è partito da solo, è entrato dentro e ha fatto un gol molto bello. Sono contentissimo. Importante anche il primo gol, perché mi sembra cresca anche la sinergia, l'intesa con Timofte, con il reparto. Sì, Timofte, che fa più il lavoro sporco forse. Sì, Timofte sì. E anche lui quest'anno nel giro d'andata ha giocato pochissimo, perché non era abituato, abbiamo dovuto lavorarci su alcune situazioni, e adesso ho incominciato a capire quello che voglio da lui, e oggi secondo me ha fatto una partita eccellente, perché ha tenuto palla, ha fatto salire la squadra. Ha fatto anche l'assist importante. L'assist importante sul primo gol. Veramente Timofte, io mi aspetto tanto da lui, perché secondo me ha veramente una qualità anche lui eccellente. Vogliamo trovare un neo in questa partita, un po' di confusione nel reparto arretrato? Sì, perché abbiamo inserito un 2009, che è Bosso, perché meno male, perché ha preso il posto di Sergio, che lui purtroppo ovviamente non può partecipare, non è con noi in questo momento per i motivi Covid. Abbiamo inserito Enrico, e Enrico deve ancora capire bene come funziona lì dietro. È un 2009, non ha mai giocato a 11, e diciamo che sono abbastanza contento. Dietro dobbiamo incominciare a fare un po' più di chiarezza, come muoverci e come fare appunto il nostro percorso. Perfetto, grazie mille mister. Grazie a lei.